Penso che la questione politica sia comunque importante, perché al di là di tutte le questioni sulle energie rinnovabili, eccetera, che sono sicuramente importanti, ma da un altro punto di vista, qui c'è da capire se effettivamente c'è stato un comportamento scorretto da parte di qualcuno, ossia se qualche privato si è avvantaggiato del fatto di avere rapporti affettivi con dei membri del governo o dei rapporti di conoscenza, insomma, Sì, chiamiamoli come vogliamo, certo. perché questo poi è il punto politico. Se c'è stato un comportamento di questo tipo, è evidente che questo è un comportamento scorretto e probabilmente anche illegale. E il governo deve trarne le conseguenze. Da una parte il ministro Guidi comunque ha fatto Le ha già tratte, un diciamo, gesto, se n'è cioè andato. si è subito dimesso, però poi ieri Renzi si è assunto la responsabilità di questo emendamento. Devo dire che condivido anche in parte il fatto che probabilmente determinati emendamenti sono stati scritti da importanti compagnie o comunque sembra che siano stati scritti da importanti compagnie. Questo fa anche pensare, perché sentivo che il ministro Boschi diceva che i poteri forti sono contro di loro, Sì. insomma, le compagnie petrolifere io non le ho mai considerate dei poteri deboli, non lo so, adesso magari sono cambiati i rapporti, non lo so, però insomma mi sembra che comunque bisogna stare attenti anche da questo punto di vista. Il governo deve occuparsi principalmente, io penso che sia importante cercare di sfruttare le risorse che l'Italia ha, ma dopo è evidente che comunque un beneficio devono averne soprattutto i cittadini, più che le compagnie petrolifere. Anche da questo punto di vista, insomma, si potrebbe ricollegare anche al discorso del referendum di metà aprile. Mi sembra che talvolta ci sia invece un tentativo magari per avvantaggiare alcune compagnie importanti. Va Ecco, quindi c'è un bene. punto politico molto grave, al di là della questione ambientale, che comunque rimane un punto fondamentale. Guardi, il punto politico è chiarissimo. Non capisco io però se le mozioni di sfiducia, cioè insomma la richiesta del voto in Parlamento sulla fiducia al governo, a questo punto sia presentata insieme dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. Credo ci siano stati dei tentativi, diciamo, di contatto che però non sono andati a buon fine, o sbaglio? C'è qualcuno dei 5 Stelle che ha detto no, al massimo con Salvini possiamo fare un selfie. Ma io penso che quella sia stata una battuta. Da quello che ho capito invece Di Maio mi sembra che voglia lavorare con noi per vedere, insomma, di fare una mozione di sfiducia comune o comunque di farne una che sia votabile da entrambi. Ma ripeto, al di là del fatto di chi farà la mozione di sfiducia, è evidente che c'è un certo imbarazzo da parte del governo, perché questa è una situazione che comunque non è ben chiara. Io dico solo una cosa, mi piacerebbe vedere come sarebbe stata la reazione se al governo ci fosse stato qualcun altro, Se ci perché fosse poi stato insomma si può Berlusconi, dire lei quello mi che sta si vuole, ma è dicendo. evidente che questa situazione è poco chiara ed è assolutamente imbarazzante a mio modo di vedere per il governo.